Il colpo ai danni di una banca di Partanna nel Trapanese risale al 10 febbraio. In quell'occasione i due rapinatori, uno dei quali con il volto travisato, dopo aver rinchiuso i dipendenti all'interno di un bagno per circa mezz'ora, erano riusciti a portare via un bottino da oltre 67.000 euro. Poi i due, un 32enne e un 25enne di origini palermitane, sono scappati a bordo di un furgone in direzione Palermo. I due malviventi sono stati individuati durante la fuga dai militari della stazione di Balestrate e da una gazzetta della sezione radiomobile della compagnia di Partinico, che sono riusciti a bloccare il furgone con a bordo i due giovani allo svincolo autostradale dell'A29. La perquisizione del mezzo di fuga ha consentito di recuperare e sequestrare l'intera somma rubata in banconote di vario taglio, che verrà restituita all'istituto di credito, oltre a dei guanti, il passamontagna utilizzato per la rapina e numerose fascette di plastica. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato gli arresti e ha disposto per entrambi i soggetti la custodia cautelare in carcere.